Secondo peggior attacco del campionato con appena 14 reti all'attivo, la conclamata sterilità certificata dall'astinenza da gol del bomber Principe a secco da un mese e mezzo. Regina a parte, nessuno ha vinto così poche volte in questo girone di andata, appena tre. E potremmo star qui a raccontare della quarta peggior difesa, dell'incredibile serie di sconfitte accumulate in 18 giornate, ben 9. Ma c'è soprattutto un dato statistico che, oltre a turbare, come tutti gli altri, provoca un senso di incredulità in chi ha a cuore il giallo e il rosso ed ha vissuto almeno una parte degli ultimi 30 anni di storia biancoscudata. Il Messina è la squadra del girone che in casa ha fatto meno punti di tutti, appena 10. Il proprio stadio, il Celeste prima e il San Filippo dopo, fortino nel quale dalla D alla A sono stati costruiti buona parte dei successi peloritani, tante promozioni insperate quanto salvezze miracolose, è praticamente diventato territorio di nessuno, terreno di conquista per chiunque. Specchio fedele di quel clamoroso crollo di presenze, 1500 spettatori di media, che nella speciale classifica dei paganti condannano il Messina nei bassi fondi, poco sopra Melfi, Vibonese e Fondi. Statistica che diventa drammatica rapportando il numero di presenza agli abitanti. Con questa banale ponderazione, il Messina risulta la squadra meno seguita di tutte le 60 che compongono i tre gironi di Lega Pro. Un formidabile termometro della disillusione, dell'amore tradito di migliaia di appassionati. Il cui almeno parziale ritorno domenica pomeriggio al Franco Scoglio, nella gara più importante del girone di andata, lo scontro diretto con la Vibonese crocevia dei destini giallorossi, può risultare fondamentale. Opportunamente la società ha deciso di dimezzare i prezzi d'ingresso allo stadio in occasione del match con i calabresi anticipata alle 14:30. Si pagheranno 5 euro in curva e 10 euro in tribuna, prevendita al via da questa mattina nei consueti point. Sperare nel pienone appare una chimera, contribuire a rendere meno desolante la cornice delle ultime partite casalinghe in un match così importante, un dovere per chi ha a cuore la biancoscudata.